Dottor Di Michele, benvenuto su Valdelfino.it, ben trovato. Lei nel 2010 ha fatto la scelta, diciamo, difficile di dimettersi. Perché? Cosa ha spinto a staccarsi dalla giunta Guerino Cigli? Grazie dell'ospitalità intanto e grazie un saluto a lei e a quanti avranno il piacere di visualizzare il suo sito, che sistematicamente si occupa puntualmente degli avvenimenti della vallata e non solo. Io che sì, ha fatto bene a ricominciare, diciamo, dalle mie dimissioni del novembre 2010. Nella lettera, che poi fu oggetto anche di un manifesto, i miei concittadini, quanti l'hanno vista, ricorderanno sicuramente che fu una scelta sofferta da parte mia, devo dire, però condivisa dall'intero gruppo di maggioranza, tanto che la stessa fu anche sottoscritta per accettazione dall'amico sindaco Guerino Cigli. Nella lettera manifesto spiegavo le ragioni che mi inducevano a 2 anni e mezzo dalla metà, quindi, del percorso del secondo mandato Cigli a fare quella scelta, per motivi che cerco di sinteticamente di riportare. Primo, vari impegni professionali e non solo, amministrativi, anche nell'azienda acquedottistica di cui ho il piacere di ricoprire tuttora la carica di vicepresidente, e quindi i limiti temporali mi imponevano di fare delle scelte a volte privatistiche nei confronti del comune o dell'ospedale, cosa che ritenevo di non poter più continuare a fare, a condizionare alcune scelte almeno nel tempo. Da un lato. Dall'altro, la cosa più anche importante era che dopo, se finivo il mandato con la carica di vice sindaco, io sfioravo i 15 anni circa di militanza da vice sindaco, appunto, per cui era, come dire, una sorta di imprimatur nella scelta del futuro sindaco di Castilendi, almeno in pectore nella candidatura. E premetto che tale situazione da un lato mi gratificava, ma dall'altro non dico che mi spaventava, ma ritenevo che questo imprimatur non mi volevo, tra virgolette, avvantaggiare di tale situazione. Cioè, se si doveva arrivare a quella scelta, doveva essere il frutto di una scelta meditata da parte di amici, sostenitori, colleghi, consiglieri e fans, diciamo. Un po' come il Papa verrebbe da dire. Sì. Scherzando un pochino. Per cui dimettersi o fare quella scelta di provare a valorizzare un altro soggetto 6 mesi prima sarebbe stata quasi una sorta di presa in giro. Invece a 2 anni e mezzo dall'appuntamento elettorale mi sembrava un tempo congruo affinché il nuovo vice sindaco si potesse individuato nell'ambito quindi del gruppo, si potesse far apprezzare, crescere e anche accettare la cittadinanza e via dicendo. Dottore, senta, noi tutti ricordano la sua festa di fine estate con qualche polemica, ma chi paga, dove prende i soldi? Poi un pochino in questi ultimi 2 anni si è fermato, perché? E se posso dire, chi pagava queste feste? La domanda di piazza che recito... Anche banale, però in tempi di settembre ci mancherebbe altro. Partiamo magari da chi pagava e poi perché si è fermato. Chi pagava, i bilanci sono stati sempre senza polemica, no, la prendo come tale. Basta scorrere i manifesti di allora e vedere i soggetti che a torto, a ragione, avevano creduto in questa iniziativa e in qualche modo finanziavano questa iniziativa trovando un po' di spazio sulle cosiddette brochure, sulle locandine, sui gadget che sistematicamente noi distribuivamo. Tu e gli amici ricorderanno, per esempio, nel contesto delle ultime 2, ma anche un po' prima con meno risonanza, ultime 2 anni, con i Nomadi, Branduardi e via dicendo, le serate in cui noi abbiamo distribuito anche camion intere di acqua fresca nel caldo, ricordiamo tutto, sfidando le imprecazioni di chi magari vendeva qualche bicchiere di birra o di vino in meno, insomma.
Questo unito allo slogan, almeno chi guida non beva alcol per questa sera e l'acqua te la regaliamo. Ma noi. Quindi la festa di fine estate si rifarà, tu c'è speranza? Insomma, il momento. Oddio, non era una festa di fine estate, era la festa d'estate, la nostra festa d'estate. Sì, io tra le varie cose, magari con qualche sforzo economico in più, inteso con il coinvolgimento di più soggetti, chi ieri ti dava 100 euro magari oggi te ne dà 50 vista la situazione generale. È chiaro che si è prestato anche da parte di chi strumentalmente voleva vederci la polemica arditamente, perché io preciso che in quegli anni, ma non solo nell'ultimo biennio, negli ultimi 4-5 anni, anche quando la festa era di tiratura inferiore, la cittadinanza ricorderà, ma non solo la cittadinanza limitrofa Villa San Romaldo Castilendi, la collettività della Vallata ricorderà, noi personalmente avevamo abolito, io e gli amici che mi davano una mano, addirittura la cosiddetta questra popolare, cioè a Castilendi non era costato un euro, nemmeno per questo come si chiedeva chi paga. Pagavano tutti quei soggetti che chiedevano ospitalità sulle nostre locandine. L'acqua che noi regalavamo era scritto, il materiale ce n'è tuttora, a me, e l'ho sempre detto anche dal palco, a me non era costato un euro. Ci era stata offerta dai soggetti, dalla Pizzone, dalla Guizza e quant'altri che avevano creduto nella iniziativa e noi la regalavamo ai. Dottore, senta, secondo lei Cilli quanto ha fatto in questi anni? Quanto ha fatto per Castilendi? E di riflesso per la Valle, non c'è un giudizio, insomma, dove lei. Ma Cilli, diciamo, togliamo il nome, se al posto di Cilli c'era Di Michele o c'era un altro, il sindaco di Castilendi, probabilmente la cittadinanza si aspettava di più e io dico anche noi pensavamo con il programma alla mano di poter realizzare qualcosa in più. Ahimè, non vuole essere un alibi, ci mancherebbe altro, perché di quella squadra io ho fatto parte e attiva fino a 2 anni e mezzo con delle cariche, fino anche all'assessore Cerini, ma dalla stessa non mi sono mai discostato completamente, quindi mi definii insieme col consenso degli amici l'amministratore ombra, quindi di quella squadra ho la responsabilità, se ha fatto poco, ho l'onore di quello che ha fatto, insomma. Cilli, non voglio eludere la tua domanda, Cilli non è che ha fatto poco, noi se poco abbiamo fatto tutti insieme abbiamo fatto un po' meno di quanto volevamo e forse anche un po' meglio volevamo fare, ma quale amministratore non vorrebbe fare e dare il massimo per la sua cittadinanza? I limiti legislativi, le ristrettezze economiche e i tagli che partono dal governo centrale, dal governo nazionale, ahimè. Dottore, senta, la domanda è scontata perché tante volte industrie tessili, eccetera, è finita, sepolta, però non si poteva riconvertire quell'industria, forse prima perché adesso è tardi, questo è un problema importante. Ci abbiamo provato. Dirò di più, e il dottor Giulio Geraci, ecco, mi permetto di fare un nome che molti, anzi tutti conoscono, e quindi sei autorizzato a chiedere se dico una eresia, ecco, preelettorale per certi aspetti potrebbe sembrare, il dottor Giulio Geraci è un buon e autorevole testimone per dire, ma non da ieri, veramente nell'ultimo quinquennio le abbiamo provate tutte. Non faccio un altro, ma un professionista teramano addentro alla politica, cioè aveva avuto l'incarico dalla provincia di Teramo per fare uno studio sul settore rifiuti e il suo mondo, il mondo adesso connesso. Bene, uno dei tentativi delle schede progettuali fatte furono quelle di dire vediamo se questo sito si presta per esempio allo sviluppo di un progetto per energie alternative, un ibrido tra l'altro, fotovoltaico sopra e altre situazioni sottostanti. Sembrava di sì, in realtà è stata una di quelle cose che seminate, chissà se vedranno mai la luce del sole. Un'altra scheda è stata mandata financo a Bruxelles, sempre con il coinvolgimento sia dell'amministrazione comunale,
alcuni passaggi di quanto sto dicendo sono rintracciabili anche in comune o presso l'ex, diciamo, in TV. Ci si sta ancora lavorando da questo punto di vista. Io non dipende certo né da me né da Guerino Cilli o dallo stesso Geraci o dal liquidatore della ITV. È un complesso normativo difficile dentro il quale ci si muove. E qualche scommessa è stata fatta anche lì, speriamo di vincerne almeno una. Dottore, senta, il futuro della Valle insomma non è difficile, e fa i giovani, fa tanta gente, c'è scoramento, c'è difficoltà, c'è... Secondo lei qual è la strada, il turismo, l'industria, veramente qual è la strada da prendere? O la valigia di cartone? A quale santo votarsi sinceramente c'è difficoltà, c'è sicuramente fra i giovani, fra padri di famiglia, è un momento difficile, è difficilissimo. La Vallata del Fino, su che cosa? Nel contesto abruzzese e quindi nel contesto rientra con le dovute proporzioni in quella che è un po' la crisi di carattere nazionale e non solo, direi. Qui da noi per certi aspetti alcune situazioni le si riescono ancora a fronteggiare meglio rispetto alla grande metropoli, per le caratteristiche del luogo, perché l'operaio che torna o che ha perso il posto di lavoro riesce ma non ci si può ovviamente cullare su questo, assolutamente. Noi diciamo, chi si occupa di politica ha l'obbligo di provarle tutte, sinceramente. Chiaramente con le proprie forze da sole ritengo che sia, non dico difficile, addirittura forse impossibile raggiungere degli obiettivi prestigiosi ed importanti. Noi stiamo facendo qualcosa in tal senso, spero e confido, io non voglio dire nella buona sorte, anche nel fatto che qualche politico, qualche soggetto che si trovi, che sia un parlamentare o che sia un commissario europeo, perché oggi grazie a Dio, ecco, una delle poche cose che mi sento di riconoscere al governo Monti è il successo per me che ha riportato da Bruxelles, dall'Europarlamento in termini di fondi di prossima assegnazione, mentre tutti gli altri stati sono visti tagliare, l'Italia ha avuto qualcosina in più e in termini percentuali il centro-sud ancora meglio. Perché questo? Perché evidentemente forse stiamo imparando a spendere un po' meglio i fondi europei. Noi li perdevamo, è innegabile. Una delle strade maestre è quella. Quindi cercare di cogliere queste opportunità perché ce ne sono. Sfruttarle al meglio, perché se se ne deve cogliere una per sfruttarla parzialmente, poi quella è come il cattivo pagatore, entra nella banca dati e la volta successiva saranno dolori. Quella è una delle strade. Noi stavamo lavorando a due o tre situazioni che tirerei fuori con difficoltà, se me lo consenti, no? Dico semplicemente che due o tre progetti di tiratura anche occupazionale importante, sì, importante. Ecco, anche di tiratura occupazionale importante, le stiamo coltivando, due stanno in Europa, una stava al governo centrale, la caduta del governo Monti e del governo Berlusconi, non voglio dire che è stata una realtà, probabilmente da questo punto di vista, limitatamente a queste opportunità, sia di alcuni progetti di realizzazione di opere urbane, diciamo così, di abilità eccetera, e un progetto di media piccola industria, avevano superato la nostra rottura di scatole quotidiana e perenne ai soggetti che l'avevano sposata, e superato il vaglio delle specifiche commissioni. Stavamo aspettando le comunicazioni ufficiali, ahimè è successo quello che è successo, speriamo di ripartire. Dottore, da lì con il governo politico, a prescindere, tengo a precisare questa cosa, a prescindere dalla sua colorazione, che sia di centrodestra o di centrosinistra, o comunque spero che sia, cioè, la cosiddetta fusione dei comuni, però
i servizi, ahimè, sta diventando sempre più una esigenza, sia in termini di ristrettezza economica, non ti puoi più permettere due vigili, piccolo e singolo comune, quindi devi aggregarti con i... ma è diventato un obbligo legislativo quello di associare i servizi, quindi da quel punto di vista non si scappa più. Poi 5 comuni, 6-7 squadre di calcio, dicevi, sì, rispecchia un po' quello che è il sociale, rispecchia un po' quello che è il sociale e la frammentazione e il campanile, diciamolo chiaramente, il campanile di provare o di essere convinti di poter fare meglio del dirimpettaio. Su questo dovremmo crescere tutti quanti un po'. Dottore, essendo qui non vogliamo fare campagna elettorale, politica, ma lei si candiderà? La domanda, la curiosità, penso, di chi segue questa piccola chiacchierata. Sì, le prossime qual amministrative, qual è la mia posizione? E quale alternativa politicamente a questi lenti, quante liste, che insomma sicuramente c'è un movimento, immagino. Perché, sicuramente, ma penso che tu stesso... Qual è la situazione, lei ciò può dire... Ma la situazione sembra come ogni vigilia, chiamiamola, sì, di campagna elettorale, comincia a essere movimentata abbastanza e ci sono, è innegabile, insomma, ci sono vari si sentono vari movimenti di giovani e meno giovani, o di ex colleghe, amministratori, eccetera, che tentano di organizzarsi e mettere su uno schieramento, la cosiddetta lista. Io credo che questa volta Castellente, da questo punto di vista, è sempre stata abbastanza attiva, diciamo. Il più delle volte abbiamo avuto un confronto a tre negli ultimi 20-25 anni. Qualche legislatura fa ci fu un confronto a due, o di qua o di là, insomma, per quanto civiche, però ben etichettate. Questa volta io credo che sarà in linea con la tendenza di carattere generale. Sono convinto che ci saranno più liste. Senta, che si contenderanno. Il sito è aperto a tutti, ovviamente, a tutti, quindi non è che facciamo campagna a lei, siamo aperti a tutti. Se lei dovesse fare il sindaco, qual sarà il suo progetto? Cosa vuole fare per Castellente e per la valle? Allora, io tengo a precisare... Perché si prende questo impegno così oneroso anche? Perché anche un impegno è pesante. Sicuramente. Dicevamo il momento è difficilissimo. Dicevamo all'inizio di questa breve chiacchierata... che era opportuno ripartire dalle mie dimissioni. Io nella stessa, dicevamo poco fa, dicevo che a quell'appuntamento ci volevo arrivare convinto che fosse una cosa non decisa da due o tre persone, cioè dal sottoscritto che aveva accettato di fare il vice sindaco a due amici sindaci. Oggi ho dato la mia disponibilità, salvo cambiamenti in corso, o a maggio, insomma, ho dato la mia disponibilità ad essere capolista, quindi candidato sindaco di una lista che vorrebbe, ha l'onore, la presunzione di rappresentare un po' il prosieguo, quindi la continuazione dell'amministrazione uscente. Questa disponibilità l'ho dato dietro, ecco, non dico la pressione, dietro un'analisi, una condivisione di intenti e progetti con diversi amici, con la maggioranza, con la maggioranza dei consiglieri uscenti e qualche simpatizzante che ad oggi varie persone, cioè io il mio numero di mio cellulare sembra lo stesso, uno dei numeri è ventennale, quindi varie telefonate mi arrivano, vari sms oppure sulla posta elettronica. Non nego che ho avuto, e man mano che passava il tempo, ho avuto varie sollecitazioni al riguardo. E analizzando le stesse con gli amici consiglieri uscenti, con buona parte di essi, unitamente, ecco, tengo a precisare, unitamente soprattutto con i confronti con l'attuale vice sindaco, l'amico Vincenzo Leone, che per me rappresentava e rappresenta tuttora un buon e un valido candidato a proseguire
con il mio sostegno, mi sono dichiarato più volte disponibile a sostenerlo in tal senso, a proseguire il cammino dell'amico dottor Guerino Cilli, che ahimè per limiti legislativi non si può ricandidare, in quanto per me è assurdo che almeno nei piccoli comuni sotto a 5.000 abitanti che uno possa fare il parlamentare a vita, invece il sindaco due mandati e finito. Dottor Senti, adesso sono grandi che si fa il sindaco, ovviamente non facciamo campagna elettorale, però di cosa ha bisogno Castiglienti oggi? Ma Castiglienti, io credo che l'intera vallata del Fino abbia bisogno, ecco. Castiglienti abbia e bisogno cosa deve fare di per sé. Suo piccolo, cosa deve fare? Quello che si cerca di fare quotidianamente a volte non si riesce, le nostre strade sono quelle che sono, le diciamo da sempre, quelle di carattere comunale e non solo, quindi su quelle di carattere comunale farsene incarico in prima persona e perseguire, ricercare tra le pieghe del bilancio e non solo municipale evidentemente, per sistemarle una volta per sempre e fare. Allora, tornando al discorso di cosa la politica deve fare per la nostra vallata del Fino, dicevamo curare sicuramente per quanto di competenza il settore di viabilità e perseguire tutte le strade possibili e immaginabili per riconvertire, diciamo prima, qualche sito industriale e per creare un minimo di occupazione, entrando nell'ordine di idee, però questo è importante, entrando nell'ordine di idee che il mondo del lavoro, ivi compreso l'accesso allo stesso, è cambiato notevolmente. Il cosiddetto posto fisso di una volta, ahimè, oggi è diventato sempre più una chimera. Quindi ai giovani in cerca di occupazione cosa ti senti di dire? Ai giovani in cerca di occupazione, cioè, e non solo, studiare, diciamo, studiare avere una laurea, un diploma. Allora io dico ai giovani quello che dico a mio figlio. Io ho un figlio di 19 anni, okay, che si è iscritto al primo anno di università, in parte mio figlio, non dico che l'ha subita sta cosa, ma se lo lasciavo libero di scelta probabilmente si sarebbe preso, non dico molto, forse un anno di riflessione, di pausa, fammi pensare, perché era ancora indeciso cosa fare, perché faccio l'avvocato non lavoro, faccio il medico vanno a spasso, ma non può essere un alibi se i laureati vanno a spasso, non può essere un alibi per non studiare, per non laurearsi, perché questo fenomeno a mio avviso è destinato a cambiare notevolmente, cioè si deve in qualche modo ripristinare, ok, la meritocrazia. Però poi ovviamente non è che tutti devono ambire alla laurea necessariamente, ma almeno al titolo di diploma. Io penso che oggi come oggi è una conoscenza di una lingua, almeno l'inglese, sia il bagaglio culturale minimo che ogni padre ha l'obbligo di dire ai propri figli e quindi all'amico che si trova in quella situazione, è il minimo che il giovane debba fare per potersi confrontare poi con le difficoltà quotidiane nella ricerca di un posto occupazionale. A noi, a chi si occupa di politica, il compito di perseguire, cercare, intercettare, io utilizzo il termine poi il intercettare. Non è quello che sistema le persone, come spesso in vallata si va dal sindaco a dire trovami un posto. Il sindaco può essere sicuramente un buon mediatore, utilizzo questo termine, nella ricerca, ha un'opportunità in più incontrando delle persone, conoscendo e via dicendo, però il sindaco che abbia la possibilità di sistemare tutte le persone che bussano per dire sono senza lavoro, magari si arrivasse a una situazione di questo tipo, io sarei il sindaco più felice, non di Castiglienti, credo del mondo, se maturano queste condizioni. Però l'impegno, l'obbligo di intercettare situazioni favorevoli e fondi, io continuo a dire comunitari, la chiave di svolta devono essere i progetti e i fondi comunitari. Dottore, senta, vale le fine a disposizione di tutti i candidati, di chi, quindi siamo aperti a tutti, chiunque vuole non deve fare altro che contattarmi. Senta, ma c'è qualcosa che vuole dire per chiudere ai suoi concittadini, alla gente di Vallata, alle associazioni, ai giovani, a tutti quanti? Vabbè, io mi sento, a chi vive difficoltà, anche se vivo prevalentemente il lavoro al di fuori di questa vallata del Fino, però mi sento ancora parte integrante della stessa, sono qui eccetera. Io posso dire a tutti noi, non dobbiamo perderci d'animo, lavorare,
con impegno, i più giovani studiare ovviamente e ognuno nei rispettivi ambiti cimentarsi per il futuro bene quotidiano. Senta, l'ultima cosa che le chiedo, chi andrà a occupare quella poltrona, la prima cosa che dovrebbe fare secondo lei a Castinenti? La prima in assoluta non saprei, sinceramente, mi prendo in mano. Sicuramente esatto. Individuare la priorità in assoluto, perché abbiamo bisogno veramente di tante cose. Soprattutto ricreare un minimo di occupazione, ovviamente. Creare le condizioni in tal senso, da questo punto di vista. Qualche insediamento, io se riusciamo nell'intento di, ecco perché dico non la prima, cioè creare le condizioni e durante un quinquennio, se si riesce a invertire completamente la rotta, io credo che quel sindaco che si chiami Di Michele o che si chiami come chiunque esso sia avrà questa fortuna di riuscire a questo livello, penso che si possa ritenere veramente soddisfatto e di aver spiegato al meglio il proprio mandato. Dottore, quindi lei, abbiamo capito che lei sarà un candidato, il primo candidato sul web nella storia della vallata, sicuramente. Questo non l'avevo notato. Io, come stanno le cose oggi, ripeto, mi è stata chiesta questa disponibilità che ho accordato. In linea di massima credo che una delle liste che si presenterà a Castinenti, che ha la velleità di dire voglio provare a rappresentare la continuità dell'amministrazione uscente, potrebbe essere capeggiata. Noi qui aspettiamo altri candidati per... Io da parte mia sarò a disposizione anche eventualmente a un confronto con gli altri, da parte mia non ci sono. Un confronto aperto a 2 o 3 magari. Perché no? Noi siamo più che a 2 o 3, un confronto aperto a quanti si cimentano. Okay. Comunque il sito è a disposizione di tutti, grazie. Sono io che ringrazio te e quanti avranno il piacere di visitare il tuo sito. Grazie dottore. Grazie a te.